Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Giovedì pomeriggio ho avuto il piacere di ospitare sul mio canale YouTube questo confronto tra Giovanni Albanese e Fabio Villani di Live Bianconera. Non andrò a riportarvi integralmente questo dibattito per un motivo. Nella prima parte Giovanni è andato a ripetere, a fare un riassunto di quelli che erano stati i due contenuti che avevamo pubblicato la settimana scorsa, prima sul mio canale e poi sul suo. Nella seconda parte invece si è un po' più sbottonato e ha raccontato la differenza che c'è tra raccontare la cronaca, quindi fare il suo lavoro, essere un cronista e avere delle opinioni che si possono diffondere per mezzo di internet e quindi essere quasi più un content creator a tutti gli effetti oppure un opinionista. E lì Giovanni ci ha rivelato che ci sono diverse cose che sono magari un po' più modificate, diciamo così, rispetto a quello che può apparire in realtà. Quindi buona visione, vi lascio a questo confronto che secondo me è molto interessante e che va a spiegare tante dinamiche anche di quello che è il lavoro di un giornalista sportivo in Italia. Ciao. Vuoi o non vuoi, arriviamo a tarda primavera, ora ancora deve iniziare la primavera, e vediamo una parte che magari non esponendosi in prima persona, ma attraverso conoscenti, amici, procuratori, assistiti, eccetera, eccetera, fa dire occhio che se lo cacciano, se non dovesse continuare il rapporto professionale tra Juventus e Massimiliano Allegri, siamo in mano a, non dico dei dilettanti allo sbaraglio, ma a persone che non sanno quello che stanno facendo. Luca, tu sei parte terza in questo Ma la dibattito. percezione è stata La quella. Cioè, percezione non è questa. Quando tu leggi i franchini. se sono dentro la Juventus, una roba del genere mi manda nei matti. Infatti, secondo me è stato molto bravo giunto nei microfoni il giorno dopo che ha mantenuto una Certo. linea abbastanza cauta, ma secondo me ha pure aperto a una discussione un po' più calda rispetto a quella che era la settimana prima, perché è passato da il futuro insieme, ci siederemo e a ne parleremo a tempo debito. Cioè, quella frase lì è una frase che dice tutto o niente. Certo. Quindi è stata, secondo me, anche una risposta molto elegante ad Allegri, nel senso, te ti lamenti il giorno prima che non ci siamo ancora trovati? Vai tranquillo, quando è ora ti faremo sapere. Tempo Se debito. adesso non ti stiamo facendo sapere, probabilmente un po' la tua idea te la sei fatta e l'abbiamo letta nelle parole della gente. Allora, io credo ci sia un altro aspetto. E a volte chi fa cronaca si ritrova a dover filtrare delle indicazioni che qua e là trovi e, non e sono più, de degli in più delle indicazioni che delle notizie che si sviluppano. Provo a fare un po' di. Voglio tornare al famoso video in cui io personalmente ho sicuramente sbagliato il titolo, facendolo acchiappa click in maniera esagerata. Il mio, ecco, la proposta di rinnovo era voler descrivere l'ipotesi della proposta di rinnovo. Ok? Il tweet che ha fatto arrabbiare Fabio sulla scia degli ultimi accordi era indicato ai calciatori che hanno fatto degli accordi al ribasso. La stessa notizia, tra l'altro, è stata ribattuta anche da altri colleghi che stimo, perché scavando su un certo tipo di su una ipotesi, no? Quello che si trova è che l'avevamo battuto su Gazzetta dello Sport qualche giorno prima, con una prima pagina ad alto gradimento in caso di si va avanti assieme. È molto difficile nel caso in cui si andasse avanti con Allegri garantire quell'ingaggio che ha. È impossibile. L'indicazione, no, di andare a fare eventualmente un rinnovo di un solo anno per dimezzare l'ingaggio non mi pare una volontà di prolungare il contratto, se vado sull'opinione. Sì. Ok? Però perché proporglielo Quindi allora? le indicazioni che al momento qua sono arrivate, tra le indiscrezioni che sono circolate nell'ultimo periodo, non è c'è la volontà di andare avanti con Allegri con un rinnovo in pompa magna fino al X anno, ok? Ma
c'è un contratto da gestire, lo si vuole onorare perché lo devi onorare, ma lo adeguiamo alle esigenze eventualmente. Ok? Però Giovanni, questo... perché proporglielo? Cioè, se io non voglio più Allegri come allenatore, no, perché aspetta, proporgli Luca, un rinnovo più basso? Aspetta. Quando parliamo di indiscrezioni giornalistiche, ripeto, questa cosa può anche non trasformarsi successivamente, certo, in una notizia. Ma questa logica. Proposta potrebbe anche non arrivare mai. Quindi, ma quello che stai dicendo, se eventualmente, cerco di tradurre, l'ipotesi di rinnovo, se, okay. Ok, non è un prolungamento, ma un gestiamo questo contratto. Ok, ok. Se mi è consentito, se mi è consentito, innanzitutto, quasi. Ah, quello poi si, quello quasi. Poi si vedrà. Quello si vedrà. Allora, dato che Giovanni è stato bravissimo, perché ha già detto quello che gli avrei chiesto io, nel senso, ma a posteriori avresti cambiato il titolo, perché io ti racconto qui il punto di vista, sì, prettamente Fabio, personale. Giovanni, no, aspetta. Sì. Perché dici, tu ti sei arrabbiato, ma ti spiego perché mi sono arrabbiato. Perché un pomeriggio, dai. Sì! E ti offrirò un caffè, Fabio. No, va figurati. Io stacco le live per le 17.35, da quel momento in poi io non voglio sentire parlare di Juventus per 3 ore, perché voglio un po' staccare dal mondo del calcio, Juve, ne parlo tutti i giorni, e quindi un po' di noia viene. Improvvisamente, dopo 40 minuti dalla messa in onda del Caffè della Bianconera, vedo 40-50 notifiche, Twitter, Instagram, Discord, eccetera. Fabio, Giovanni ha detto che rinnova. Fabio, è finita la favoletta. Fabio, siamo morti tutti, perché la parte che in qualche modo penso di rappresentare male, ma la rappresento, diciamo che non è proprio propensa a rinnovare il contratto della guida tecnica. E allora si crea il terrore. Poi io cosa faccio? Vedo il tuo tweet, vedo il tuo contenuto, infatti vedo anche in chat certa gente della community, e dico, però, come dici tu, al massimo c'è una descrizione di quello che potrebbe essere eventualmente una proposta, capisci? Esatto. 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 Poi con quel video, Fabio, sì, era tra l'altro un pezzo che era stato pubblicato qualche giorno prima. Sì. Che ha fatto forse meno rumore, perché non lo so, a volte forse un tweet, perché magari mancava quel pezzettino lì sparato più grosso, dai, diciamo. Okay. Però no, ma Giovanni, Luca, quanti clickbait fai pure tu? Cioè, li facciamo tutti, possiamo dirlo? Lo possiamo dire una volta tanto? Si limita, ma ci scappa la mano. Mettiamola così. Tutto qui, poi mando il tweet a qualcuno che poteva verificarmi, anche a qualche tuo collega, Giovanni, per dire, ma non dicendo, ma cosa scrive Giovanni, ma ti risulta, ma non è che qua in questo momento stanno avvenendo dei contatti e tra poco mi ritorno in live con la firma del contratto, me piangente e disperato perché firma fino al 26 il contratto. No, per fortuna no, ma posso dire, fa grande, ho grande stima in questo momento di Giovanni, perché ha ammesso che evidentemente ha sbagliato un titolo. Non è da tutti farlo, ammetterlo, e quindi gliene va dato atto nella maniera più assoluta. No, ma ti ringrazio, ti dico, per me stavi è piangendo. Stata... Sì, una disperazione. per me è stata anche un'occasione per mettere in discussione il mio operato su una piattaforma che ripeto, utilizzo nel tempo libero, e che mi deve mettere nelle, cioè, che utilizzo sviluppando un punto di vista personale, e che è molto proiettato sulla gestione aziendale. Quindi quando ho ascoltato quelle robe lì, ho detto, aspetta un attimo, su questo ha ragione, mi critica, però ha ragione. Credo, per me è stata un'occasione anche per rendermi conto che questa premessa che ho fatto all'inizio, credo sia stata, cioè, credo fosse fondamentale farla. Poi può piacere, può non piacere, si può essere d'accordo o non d'accordo, o si possono dire alcune cose o non dire,
rispetto alla propria professionalità, ma se muoviamo le opinioni vale tutto. E quindi credo questo chiarimento qua da parte mia fosse necessario, e ripeto, è stata un'occasione per mettermi in discussione rispetto a questo contenuto, ma più in generale ad altri, perché molte volte vengo associato ad Allegri come se fossi suo amico. Io vi garantisco che non lo conosco personalmente, non ho neanche questo piacere a farlo, mi adeguo a ciò che le figure preposte fanno filtrare del club, ovviamente, fanno filtrare rispetto al suo operato. Mi basta quello, in conferenza stampa mi presento lì, faccio il mio lavoro e faccio anche un'altra specifica. Spesso leggo delle polemiche sulla conferenza stampa. In realtà lo strumento della conferenza stampa non nasce come è diventato oggi per fare spettacolo, ma è uno strumento che in teoria anche qui dovrebbe servire come tappa intermedia ad un cronista per arrivare a compimento di un servizio. Le televisioni, io in televisione ho da dire il giorno prima quale potrebbe essere la formazione, e quindi vado sulla domanda specifica sulla formazione, così come le radio vanno su un argomento di discussione, così come i quotidiani vanno sull'approfondimento. Ognuno ha tarato rispetto a quello che deve sviluppare subito dopo. È per questo motivo che spesso la conferenza stampa, specie quando hai chi dall'altra parte non sempre ha voglia di rispondere, a volte sembra quasi un qualcosa. Sì. Sembrano 10 caduti dalla luna, e sembra una roba di un altro pianeta. Ma quello lì non è il prodotto finale. Il prodotto finale è un altro. È grazie a quella tappa intermedia si arriva poi a sviluppare il prodotto finale. Ok, e questo insomma è quanto. Ma Luca, approfittiamo. Vai, perdona. No, ho una piccolissima critica. Spero che possa passare a Giovanni, ma non a Giovanni, in generale a quello che è diventata. Perché allora viene da dire un po' ci si sguazza anche in questa cosa. Perché se si va in conferenza stampa e si chiede se ha visto Sanremo, quale canzone gli è piaciuta, cioè che messaggio è, allora che tipo di contenuto devi portare alla tua redazione? Ma questa è una roba mia. Però anche insistere sempre. Quest'anno l'unica domanda che si faceva è: gli obiettivi? Ci crede lo scudetto? Ma non è che in fondo ci crede lo scudetto? Gli obiettivi? Cioè, sembra quasi che sia diventato soltanto un modo per dare spazio a soltanto una determinata cosa. E secondo me Allegri in questa roba qua un po' ci sguasta. Infatti, già l'ultima conferenza stampa lui l'ha usato un po' come un trampolino alla domanda che gli avevano fatto sul rinnovo, come giocatore, a spalmare. Lui quella lì l'ha usato un po' come tramite per andare a veicolare il messaggio che avrebbe poi detto la gente dopo poche ore. Quindi, secondo me, questo sono d'accordo. Una brutta cosa la conferenza stampa. Su questo sono d'accordo. Secondo me, il fatto che la conferenza stampa, ripeto, sia diventato uno spettacolo vero e proprio, è un qualcosa che... Cioè, non essendo un prodotto pensato per lo spettacolo... Ma certo, ma non deve esserlo. Un confronto intermedio per sviluppare ognuno il proprio prodotto. La domanda su il cantante preferito di Sanremo, che io da cronista della televisione non potrei fare, no? Però magari consente, non lo so, a un giornale di fare 20 righe su... Vabbè, ma... Adesso su Giuliano... So, che ne so, Allegri vuole essere, non lo so, Luca. Ognuno, sì, però è la conferenza stampa di Juventus Cittadella. Chi se ne frega se Allegri ha guardato Sanremo? Cioè, è una roba che veramente mi manda i matti, perché io capisco gli aggiornamenti, il titolare e quello infortunato, però poi si va un po' a sguazzarci in questa roba qua. Mi sembra, ripeto, quasi. Luca. Hai totalmente ragione. No, ma non voglio aver ragione. Nella misura in cui lo valutiamo come spettacolo. Certo. Ok. Ma al momento in cui io
voglio fare un servizio su, non lo so, la vena creativa di Allegri. E magari quell'informazione lì può tornarmi utile, ma sì. Sto inventando semplicemente. No, ho capito cosa intendi, ho capito. Non lo so, però cioè, è quella roba lì. Cioè, spesso ti faccio una domanda, Giovanni. Che non c'entra, sì, dimmi. Fammi. Ti faccio una domanda a te che stai lì. Ma questa cosa che non è tua, ma riguarda tantissimi magari colleghi che sono in sala stampa il venerdì o il sabato, avviene più frequentemente in questo periodo storico con Allegri, perché lo vedete voi, tra colleghi, meno propenso a rispondervi a questioni inerenti il campo, o come dici, perché secondo me, io mi metto nei vostri panni, se una volta non mi rispondi, due volte non mi rispondi, tre volte non mi rispondi, alla fine mi adeguo pure io e ti chiedo, ma la carbonara col guanciale o con la sì, pancetta? Sì, tanto se la risposta dice quella lì. Esatto, in voi avviene questo processo alla lunga? Fabio, a volte quando ti rendi conto che dall'altra parte c'è chi non ha voglia di rispondere, specie su alcuni temi, provi davvero ad aprire... ad aprire mondi che non hai neanche mai immaginato. E purtroppo, ripeto, da un periodo a questa parte, Allegri parla quasi più da dirigente che da allenatore. Perché il fatto di continuare a battere su quel famoso quarto posto, no? Poi con Luca abbiamo già chiarito, obiettivo minimo. Ma sì. Quello è l'obiettivo aziendale. Quello è l'obiettivo aziendale. Tu devi spiegarmi perché il giocatore X, perché Locatelli, l'anno scorso faceva gli stessi errori di quest'anno. Perché l'anno scorso potevo accettarlo, quest'anno non lo accetto più, e se faccio una valutazione sportiva, non ci siamo. Sì. Non ci siamo. Questi discorsi qua, sviati, invece, torniamo sempre chiaro a quello chiaro. Che è l'obiettivo aziendale. Ripeto, l'obiettivo aziendale nessuno lo tocca, e una volta centrato, dal punto di vista aziendale, Allegri sarà nella parte della ragione. Dal punto di vista aziendale, ciò non garantisce nulla, perché le valutazioni, oltre a quelle aziendali, bisognerà farle sulla parte sportiva. Poi, siamo carenti. Poi l'estate scorsa, per quelle che erano le esigenze economico-finanziarie, pur volendo immaginare altro, non c'era altro da fare che dare continuità alla guida tecnica. Ok, penso sia stato chiaro e sia stato descritto in maniera molto palese. Ok. A fine di questa stagione capiremo anche quali saranno le condizioni economico-finanziarie della Juventus, che dipendono anche dai risultati sportivi, perché poi stiamo lì a parlare e a criticare tanto l'Inter, ma l'Inter l'anno scorso, arrivando in finale di Champions League, si è messa anche nelle condizioni di avere un certo tipo di budget da sfruttare sul mercato, per esempio, no? Quest'anno dobbiamo capire la Juve se va in Champions League il prossimo anno, significa subito 30 milioni più poter sviluppare fino ai 100 di cui parla Calvo qualche settimana fa al Sole 24 Ore. I 50 milioni potenziali che ti arrivano dal Mondiale per club. Il piazzamento del secondo posto più la Supercoppa, che sono altri 20 milioni. Attenzione alla situazione Pogba. Perché comunque quello lì è un risparmio potenziale di circa 33 milioni di euro. Adesso lo stipendio che percepisce sono credo 2.000 euro. Sono 2.000 euro, sì. Stipendio minimo, no? Ma tu comunque avevi considerato i circa 12 milioni lordi di costo azienda, certo, per i prossimi due anni, e sono 24 milioni. Tolti. Più quelli di quest'anno, considerando che lui prende 2.000 euro da settembre in poi, sono un risparmio potenziale di 33 milioni di euro circa. Ok? Che avresti speso senza questa situazione qua. Però sono somme che, una volta rientrate, puoi destinare ad altre finalità. Per rientrare queste somme ci sono dei tempi che devi rispettare. In questo momento qua
la Juve ha Pogba ancora a 2000 euro al mese. Okay? Pogba fa ricorso a Losanna, farà le sue lotte, è giusto che le faccia. Con l'entourage di Pogba si potrebbe comunque discutere la risoluzione prima. C'è da capire la roba del decreto crescita. Certo. Ma anche lì, considerando che il contratto salta per una squalifica per doping, la multa, tra virgolette, cioè i benefici, quello che non hai pagato del decreto crescita, la tassazione, alla fine è relativa ad un anno e qualche mese. Ok. Ma qui stiamo parlando comunque di trovare eventualmente una soluzione tra le parti nella massima cordialità. La Juve potrebbe anche chiedere danni ad immagine a Pogba, tutto il resto. Quindi, sì, ha ragione Antonio, il decreto crescita interessa a Pogba per le sue fiscalità, ma è tutto un discorso che verrà affrontato a tempo debito. Dico semplicemente che quella lì è una somma che comunque dobbiamo tenere d'occhio, perché potrebbe essere utilizzata per un'altra finalità. Ok, ed è un qualcosa. Vabbè, mi stai dando un indizio per la finalità esonero? Io Giovanni, credo... non mi fare saltare così, eh? Porca miseria. Giovanni, però, sul suo video ha detto che secondo lui, per sezione personale, si cambierà, al di là di quelle che sono... quindi... Sì, è vero. Secondo me anche qui ci sta facendo un po' leggere tra le righe che ci sono quel sorriso forse lo sta confermando. Dico semplicemente che l'estate scorsa ci siamo ritrovati di fronte ad un certo tipo di realtà. Ok? Al termine di quest'anno la situazione economico-finanziaria della Juventus potrebbe essere ben diversa e potrebbe mettere molto più nelle condizioni il club di fare delle valutazioni o fare delle scelte diverse, ok? E beh, questo comunque c'è anche un anno anche in meno da pagare, ragazzi. Esatto. Certo. Capiremo quando ci sarà questo confronto qual è l'idea anche dello stesso allenatore, capiremo qual è la valutazione sportiva della Juventus e capiremo come alla fine si troverà un'intesa, e al momento dire in un modo o in un altro significherebbe fare un pronostico dove vale tutto. Ok, l'opinione mia personale è che mi pare molto difficile in questo momento qua ci si possa ritrovare sulla stessa direzione per il futuro, anche per i segnali che stanno arrivando in diverse direzioni. L'unico che in questo momento qua sta dando fiducia ad Allegri e quindi quasi sta facendo immaginare un futuro con Allegri è Giuntoli, che dice: io ho piena fiducia dell'allenatore. Ai microfoni. Ed è giusto che faccia e che dica questo, ok? Ed è giusto che io da cronista sono d'accordo. Certo. Vi dica questo. Vabbè, e infatti io qua voglio farti una domanda che spero non sia troppo scomoda, perché tu continui a dirci: la Juventus Allegri avrà il confronto a fine anno quando si qualificherà in Champions, d'accordo. Scusa, ma... Luca, sì. Quando sarà il momento? Dice okay. Il ok, al momento okay. Opportuno. Però ragazzi, però, no, un attimo, scusa, senza perdere di vista il campo, Sì, sì, senza sì, no, perdere di vista il campo, perché il collega di Allegri, Joe Montemurro, sul fronte femminile, perdendo la partita di andata di semifinale di Coppa Italia, che comunque la Coppa Italia sul femminile ti concede tante altre possibilità, la Supercoppa, l'accesso alla Champions League e tutto il resto. Cioè, sul fronte femminile, Gio Montemurro non è arrivato neanche a fine stagione, perché certo. Poi qui non è che dobbiamo concentrarci solo nel futuro, qui dobbiamo concentrarci nel presente. E nelle ultime sei partite, la Juventus quanti punti ha perso? 100. È per quello che ti chiedo, ma secondo te allora, dentro la Juve non ci hanno già ragionato? Io capisco che è questo quello che filtra, però secondo su cosa, te scusami, Luca, sulla su progettazione dei prossimi anni dal punto di vista della guida tecnica? Luca, dal mio punto di vista, ok, non mi metti minimamente in difficoltà. E mi per fa me piacere. La Juventus ha individuato il futuro del progetto sportivo in primavera dell'anno scorso, posto, quando ha scelto Cristiano Giuntoli. Posto. Ragazzi, io sono già sereno così. Sì, ma è la verità, ragazzi, ve lo posso dire. Okay.
Poi, magari alcuni cambi potevi farli, potevi immaginarli già in primavera dell'anno scorso. Certo. Ma non era possibile farlo. Perché a me è chiaro questa cosa, qua, in questo momento qua, non è escluso nulla. Perché è giusto dare a tutti la possibilità di dimostrare quanto si può essere funzionali per l'azienda Juventus. Non ci sono bocciature col pregiudizio. È per questo motivo che io dico, non stiamo fermi a Allegri sì, Allegri no. Certo, Allegri infatti, allora, quello con cui magari voglio chiarirmi con Giovanni, e secondo me sarà d'accordissimo con me, è questo. Non credo che la Juventus abbia fatto o farà, per me l'ha già fatta, le valutazioni su Allegri sulla base di gioca male oppure non lo so, a Luca non piace il 3-5-2, a me piace il 3-4-3 il 4-3-3. No, le valutazioni compongono tante questioni e tante parti. In primis la strategia da utilizzare sul mercato, perché magari giustamente Allegri è un allenatore più stagionato, ma non intendo dire che qua non sto esprimendo un giudizio io, parla purtroppo la carta d'identità, pure io farò 34 anni ad aprile, ragazzi, che vogliamo farci? Quindi ha l'esigenza magari di vincere subito o comunque di una squadra d'esperienza che lui ritiene adeguata a portarlo tra le prime 8 in Champions League. La Juventus può permettersi di prendere, non lo so, 3 ventottenni e un trentenne a parametro zero per accontentare l'allenatore, o seguirà un'altra politica di gestione finanziaria sul mercato puntando su un giocatore di 22 anni a cui diamo 1,2 netti di stipendio, lo paghiamo 10 e domani dovrà valere 30, e quindi inseguire il cosiddetto player trading? Questa è la questione. Anche perché io banalmente dalla mia piattaforma mi rifiuto anche di parlare in questo momento se fa bene, se il gioco è buono, è cattivo, poi apriamo anche altre parentesi che sono noiosissime, ma bisogna ragionare, ripeto, penso che Giovanni sarà d'accordo con me, dal punto di vista aziendale, certo, per i prossimi 3 anni, ed è la differenza, la differenza tra l'Allegri dirigente e giunto di dirigente sta qui, perché banalmente se Allegri ha compiti da manager, come magari ha avuto per un certo lasso di tempo alla Juventus, li ha avuti anni, ma banalmente, scusami, oggi deve fare l'allenatore. Esatto, ma un allenatore per me in questo momento storico alla Juventus non può permettersi di fare dirigente, ma non perché magari non sia bravo, ma perché essendo anche allenatore dovrà pensare qual è la migliore formazione che devo mettere domenica contro l'Atalanta. Mentre Giuntoli sì, si occuperà del fatto che qual è la migliore formazione da mettere con l'Atalanta, ma anche qual è la migliore formazione che posso mettere da 2 anni, e sono incompatibili le cose. Per questo, secondo me, la chiave di discussione è i soldi, banalmente, follow the money, lo dico sempre ai miei, lo ripeto anche su questo canale. Fabio, sono totalmente d'accordo con te, è proprio sui soldi dobbiamo fare attenzione e dobbiamo soprattutto avere rispetto dei tempi. Perché non possiamo parlare oggi di soldi senza avere la qualificazione alla prossima Champions League in tasca. Certo. E sul campo in questo momento qua, da 6 partite a questa parte, la Juventus ha la media salvezza per non salvarsi. Ok? Non per fare la Champions League. 11 punti in 8 partite dal ritorno. Il secondo posto fa tanto la differenza, perché quei 20 milioni lì tra piazzamento e Supercoppa soldi, italiana, però, sono soldi. Certo. Il risparmio su Pogba umanamente dispiace tantissimo, ma se la vediamo dal punto di vista aziendale, non è che non ho cuore, ma dal punto di vista aziendale sono 33 milioni di euro che ti possono... Certo. Che ti possono dare la possibilità di fare scelte che non potevi fare fino a qualche tempo fa. Ok. E il mondiale per il club sono altri 50 milioni più sponsor e tutto il resto, che comunque, voglio dire, ti mettono eventualmente in una condizione molto più solida rispetto a quella attuale. Per fare questo bisogna rispettare i tempi. Ed è questo il motivo per cui oggi
fare i pronostici su uno o l'altro, avendo, certo, anche avendo anche una percezione di come si sta sviluppando un certo tipo di progetto, è un po' fine a se stesso. Cioè, in questo momento qua bisogna supportare squadra e gruppo di lavoro per raggiungere gli obiettivi. Mi pare più che ovvio, è super professionale quello che si sta facendo a supporto al servizio della Juventus, non di Massimiliano Allegri o chissà, chissà chi. Cioè, in questo momento qua Allegri è uno, è tutto che deve stare assieme, ok? Cioè, qua, io ripeto, secondo me concentrarsi solo ed esclusivamente sulla figura di uno, sì, ci tiene, ci però tiene lui su... è molto polarizzante, Giovanni, non ma e poi è sicuramente un più argomento polarizzante, sì, è sicuramente un argomento che mette confusione, specie quando Allegri è diventato più dirigente che allenatore, e il passaggio, il passo indietro che è stato fatto, perché al momento in cui la Juventus ha preso Giuntoli come capo dell'area sportiva, no? Hai rimesso a posto l'allenatore che deve fare l'allenatore. Ci siamo. Però nella percezione esterna forse questo a volte non sempre è passato. E secondo me nei dettagli siamo stati poco ad ascoltare gli uomini azienda della Juventus. Perché io credo in quella dichiarazione di Maurizio Scanavino l'estate scorsa ci fosse molto più di quello che oggi continua a mettere confusione. Se vuoi un allenatore... Però lì era anche questione di percezione, eh? Cioè, nel senso, quelle parole poi vanno interpretate con mille, sì, virgolette. Puoi anche interpretarle, totalmente, sì, d'accordo, puoi anche interpretarle, però poi devi fare attenzione ai fatti, no? Perché puoi anche interpretare cosa vuol dire non partecipare alla Champions League. È chiaro che al momento in cui non hai partecipato alla Champions League senza quel danno di 100 milioni di cui parla Francesco Calvo, è chiaro che rispetto all'Inter, per esempio, tu hai avuto una rosa ridotta, ma non ti ha chiesto nessuno di andare a fare la corsa sull'Inter. Fai la corsa su te stesso. Oggi la Juventus ha un solo punto di differenza rispetto all'anno scorso, e non va bene, perché l'anno scorso fuori dal campo hai vissuto qualcosa di surreale. E ripeto, sicuramente l'anno scorso nella seconda parte della stagione ci sono dei meriti di Allegri e dei giocatori per aver dimostrato una professionalità impeccabile, no? In una quotidianità che era molto difficile. Io vi dico, vivendo alla Continassa l'anno scorso era davvero difficile continuare a parlare di calcio e della Juventus come se nulla fosse. Io sono d'accordo su questo, per tutto quello che stava succedendo fuori. Però aspetta, questo qua è l'anno zero, come lo dice John Elkann, non io, è l'anno zero per la Juventus. È l'anno 3 per Allegri, ragazzi, cioè stop. Per la Juventus è l'anno 0. E noi dobbiamo focalizzarci sempre solo sulla Juventus. Ed è l'anno 0 perché i cicli cominciano con i direttori. I fatti, attenzione a quello che è successo al femminile, i fatti dicono che un allenatore che aveva rinnovato l'estate scorsa fino al 2026 è arrivato alla separazione, un direttore che era in scadenza a giugno è stato rinnovato fino al 2027, perché i cicli cominciano con i direttori. Nei prossimi giorni credo andrà a firmare il rinnovo Massimiliano Scaglia, responsabile del settore giovanile, proprio perché, ripeto, i progetti sportivi cominciano dai direttori. Se poi Cristiano Giuntoli al termine di questa stagione riterrà opportuno tenere Allegri perché lo riterrà il migliore allenatore per questa Juventus, sarà una scelta sua, che io oggi non posso dare per scontato che non sarà così. Cioè, capite? Sì. Però l'impressione che si ha, Giovanni, è che magari il momento della decisione finale sarà una sorta di, uso termini televisivi, falò di confronto in cui tutto quello che Giovanni, tra l'altro, tra virgolette, ve l'ha detto anche oggi,
facendovelo capire tra virgolette, e chi ha orecchie da intendere intenda, su cui si siederanno le varie parti, si diranno Massimiliano, bla 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 bla. E non ragazzi, dico niente, altrimenti Giovanni mi cazzia. Però fare ragazzi, prima no. Giovanni, no, ma Giovanni dice no. Una cosa importante prima, che la Juventus ha deciso, quando ha preso Giuntoli, il futuro dell'area sportiva. E dice un'altra cosa giusta, dice adesso Allegri è la figura polarizzante, però in questo momento qui è Allegri che una settimana fa ha acceso il falò, dato che parlavamo di falò, con la conferenza stampa e le parole. E perché l'ha fatto? Sto mostrando il nuovo HS con i tradimenti qua, Luca. Però perché l'ha fatto? Proprio perché ha capito che la percezione era esattamente quella che diceva Giovanni. E cioè che sì, me l'avranno detto, ci troviamo a tempo debito, d'accordo, però sono alla Juventus da 10 anni e a questo punto dell'anno di solito ci eravamo già guardati in faccia e detti, ehi, sai che cosa facciamo, questo e quell'altro, se adesso no, non lo stiamo facendo. Se qualche indiscrezione, ripeto, sicuramente notizie sbagliate, indiscrezioni che poi alla fine non saranno finalizzate, non diventeranno notizie, quindi sarà eventualmente una cazzata, no? Quella che è stata pubblicata e detta da me o da altri cronisti che hanno parlato di questo, di questa eventuale proposta di rinnovo a ribasso, no? Ripeto, non so se si arriverà, però se questa cosa qua sarà confermata, l'unica indiscrezione è questa. Non c'è la totale fiducia su Allegri, è pronto il rinnovo in pompa magna, gli raddoppiano lo stipendio e fino al 2034 sarà l'allenatore della Juventus. Ok? Chiaro. Fermi però. Fino a prima di Juve-Empoli, obiettivamente, la percezione sulla Juventus era anche un'altra. Ma sul serio? Quindi dico, è giusto arrivare a fine stagione o comunque al punto in cui la stagione della Juventus non avrà più obiettivi, per fare poi un bilancio oggettivo, che non è tanto hai vinto la Coppa Italia, non hai vinto la Coppa Italia, perché secondo me questo non cambierà minimamente la percezione. Secondo me le valutazioni sportive avranno un... dammi solo il tempo di finire questo concetto, poi leggo perché ho piacere a leggere anch'io. La valutazione sportiva, secondo me, avrà come oggetto centrale il valore che è stato creato in questa stagione, perché si è partiti da zero, ok, e oggi al termine di questa stagione almeno dovrà essere un più uno, un più due. Se non ci sarà stato un incremento del valore, secondo me sarà o comunque se questo valore andrà sotto le aspettative, secondo me sarà il problema centrale, sarà quello lì. A me, fino a prima di Juve-Empoli, sembrava una Juventus in crescita rispetto all'anno scorso, con i giovani. Nelle ultime 6 partite mi sembra che molti siano tornati a fare errori del passato, e quindi non vorrei che sia un passo in avanti e 2 indietro. È giusto aspettare fine stagione per fare delle valutazioni oggettive. Secondo me, ma questa è una mia opinione, lascia il tempo che trova, anche in caso di scudetto, credo che tra l'altro anche dall'altra parte magari ci sarebbe stata la volontà di andare via. Ho vinto lo scudetto, ho fatto il mio, cosa devo fare di più? No. Opinione mia personale, sono totalmente d'accordo con te. Può starci. No, ma volevo dire che secondo me, anche però con più difficoltà, perché poi devi gestire l'ambiente, i tifosi, voi giornalisti, banalmente cambiare un allenatore che ha vinto lo scudetto è complicato, ti poni anche in modo antipatico con gli stakeholders, diceva Andrea Agnelli, no? Però credo che, come ci ha detto, ripeto, tra le righe Giovanni, non la valutazione ma il ciclo nuovo iniziato con l'ingresso in società di Cristiano Giuntoli, il nuovo dirigente sportivo, è di riffa o di raffa anche con lo scudetto, ma questa è opinione mia, non è una notizia, per una questione appunto economica, di strategia futura, di mercato, eccetera, credo che le parti si sarebbero separate, però siamo mettiamola nel campo così, di ipotesi. Mettiamola così,
Credo su questo non rischio alcuna smentita di nessun tipo. Se Allegri, sarà l'allenatore della Juventus anche il prossimo anno, lo sarà per piena volontà di Cristiano Giuntoli. Sì, certo. Okay. Certo. Assolutamente, okay. assolutamente. Su questo sono d'accordo. Bene, io dopodiché, no, aspetta, leggevo un commento di Antonio. Era quello di riassunto. Parlava di esonero a fine stagione. Io vi dico una cosa. Per me, chiaro, poi bisogna capire tutte le condizioni e altro. Però qui mi pare ci si stia proiettando troppo sul futuro, quindi sulla prossima estate, e troppo poco sul campo oggi. Cioè, a me sei preoccupato per l'Atalanta, Giovanni. Assolutamente sì. E andando avanti in questo modo qua, cioè, a me sembra che qui cominci a diventare necessaria una scossa immediata. Io sono d'accordo, Giovanni, però se prima di andare a giocare al Maradona mi fai un'uscita del genere, tu allenatore e il tuo agente, perché dopo lui nel post partita dice ma io che ne so, non gliel'ho mica detto io. Cioè, sono per forza messaggi che passano dalla tua parte. E quindi il campo viene messo in secondo piano, mica da me, mica da te, mica dai tifosi. E io non credo questa cosa qua possa lasciare indifferenti all'interno della società. Sono d'accordo. D'accordissimo. Quindi bello, cioè, lui diceva, qui facciamo bene a parlare del futuro, a immaginare cosa potrebbe essere il futuro. Tutto bello, ma qui il presente dice che questa Juventus qua, se non si dà una sveglia, e se la devono dare tutti, giocatori, allenatore e anche dirigenti, tutto quello che ci stiamo raccontando vale zero. Quindi, voglio dire, giusto fare delle ipotesi per il futuro, l'estate prossima, ma occhio che qui il posto bisogna garantirselo tutti i giorni. Attenzione, anche perché ci sono due partite e poi c'è lo stop. Sì, ma lascia perdere lo stop. Qui c'è da consolidare, a parte che c'è da centrare un obiettivo. Oh, mancano 12 punti. Ma 12 punti mancano. Matematicamente di più. 12 su 33, sì, ma nelle ultime 6 partite quanti punti hai fatto? 5. Ragazzi. 4. 3 col Frosinone. Hellas e Empoli. Empoli. Sì. Sì. E non va bene. Media di retrocessione. Cioè, sì. Con questi punti qua ti salvi. Ma infatti la cosa che spaventa... È un momento, ripeto, delicato, in cui la professionalità, che non metto in dubbio, di tutte le anime che in questo momento operano nella Juventus, deve portare a pensare solo ed esclusivamente al presente e a non dare per scontato nulla. Poi quello che sarà, io concordo, a fine stagione si vedrà. Però ripeto, occhio, non diamo troppo per scontato che si arrivi a fine stagione a fare delle scelte, perché è qui ogni giorno bisogna guadagnarsi il proprio posto. Se non fai almeno 4 punti nelle prossime due, che ci pensino, secondo me sì, perché diventa... No, io lo guardo. Adesso no, io dico la mia. Ma diventa complicato, ragazzi, la classifica, Ragazzi, diventa complicata, Cioè, poi la verità è che lo faranno. Si è complicata tanto il percorso, perdendo punti contro squadre sulla carta abbordabili. E qui se stacchi la spina a febbraio in una stagione di crescita, perché se hanno zero significa che tu fino all'ultimo giorno in questa stagione devi sfruttare l'opportunità per crescere, ok? Ma ci siamo fermati da mo. Manca tanto alla fine della stagione, Quindi voglio dire, giusto fare le ipotesi, giusto venirci incontro nei ragionamenti, se vogliamo litighiamo pure, ci divertiamo, facciamo tutto quello che vogliamo, ma occhio che a fine stagione con questo andamento qua diventa lunga arrivarci, Quindi infatti, secondo me, guarda, io vediamo. All'inizio della live ho detto secondo me saremo tutti belli tranquilli, sembra che i pensieri sulle sensazioni, sulle opinioni siano abbastanza allineati in tutti e tre. Mi sembra di capire. No, io mi sa che sono più incazzato io di Fabio. Questa roba qua non mi ma no. Ma perché io
Giovanni, Luca, voi lo sapete, Luca sicuramente lo sa, sta stagione per me è sempre stata, ripeto, è sempre stata abbastanza virtuale per quello che è successo in primavera. Ancora non lo digerito, però, ragazzi. Ecco, secondo quindi... me questo non è un giusto approccio. Cioè, secondo me no, giorno... hai ragione. Cioè, hai ragione. Ogni giorno serve il fuoco dentro, se no... ma non, io non, può, non, se no, non ci siamo. Io non ripeto... Spero, ripeto, che si arrivi in Champions, perché no, perché sono concentrato a domani, già, capisci? Ma io però non vado in campo, Giovanni. Non perdiamo di vista l'oggi. Non perdiamo di vista l'oggi. Perché qui, a forza di rimanere concentrati su quello che potrebbe succedere in futuro, e capiremo, vedremo, avremo il piacere di raccontarlo tutti assieme cosa succederà in futuro, no? Ma qui stiamo perdendo di vista l'oggi. Non va bene, come dicono in chat, hai un approccio molto contiano, mi stai gasando. Si è sbottonato, stai dando la... no, ragazzi, no, mi fa piacere. No, ma non ha torto, ma infatti ha fatto la fotografia sulla cronaca, che è quello che viene riportato, e poi la fotografia sull'opinione. Certo, l'opinione di Giovanni mi sembra, secondo me, chiara. Io la sparo grossa la Juventus, vai. Io secondo me la Juventus, poi spero di sbagliarmi, non prenderà l'intera posta in palio contro l'Atalanta, ma in Champions ci andrà comunque, anche perché le altre un po' i punti si ritorcono a vicenda. Certo. Vediamo per esempio pure Bologna-Inter, bisogna capire se l'Inter, che ce l'avrà il ritorno in casa dell'Atletico, che formazione mette, se comunque la formazione è competitiva, quanta grinta metteranno, se il Bologna c'ha voglia di mordere le caviglie ai giocatori dell'Inter, dipende da tante cose. L'Atalanta mi sembra una squadra che comunque, quando deve fare il passo in più, sta un po' steccando, è un po' deludente, però domenica sarà partita vera, e per via delle assenze, per via dei nostri problemi cronici, la vedo tostissima. Non vinciamo in casa dall'Atalanta, in casa con l'Atalanta dal 2018. Sei sicuro? Sì, è vero, forse hai ragione. 19-20, nel frattempo ci sono state quattro ere diverse all'interno della Juventus. In ogni caso, cioè, secondo me quest'anno la Juventus tutta all'interno ha una grandissima opportunità. Quella che è l'unica cosa che ti chiede il tifoso, credo di interpretare bene, poi io sono un tifoso, ok, quindi al di là della mia professione, non sono tifoso, cioè, farmi venire la voglia di seguire questa squadra. Io, al di là del gioco non gioco, è un altro argomento che secondo me è giusto abbandonare fino a quando... Però aspetta, Giovanni, aspetta, vedete, una cosa sul quale io non ero d'accordo con entrambi, anche con Luca, ma glielo posso dire tranquillamente, sì, sì. Era la questione sul gioco, perché secondo me passa sempre un concetto sbagliato, ovvero che dall'altra parte ci sono degli esteti che sono come i giurati di Miss Italia, che attendono il percorso estetico appunto di una squadra per dire tu sei dentro e tu sei fuori, e dall'altra parte i concreti che vogliono solamente i punti. Io voglio che passi questo messaggio, che sia chiaro. No, Luca, no. Perché no, aspetta, Fabio, dimmi. Sì, il punto che dico io è sempre questo. Non è che a me piace il bel gioco, che tra l'altro per me che vuol dire? Ho capito cos'è. Sono entrambe le fasi organizzate, questo intendo per bel gioco, io immagino anche per voi. Mi piace vedere una squadra che gioca bene al calcio, che sia organizzata, secondo me organizzata è il termine migliore, perché credo che se una squadra è organizzata abbia più possibilità di portare a casa le partite e conseguentemente i punti. Questo è un messaggio che voglio che sia chiarissimo, perché non è una questione di estetica, non siamo a Miss Italia, non dobbiamo giudicare né se è bello né se è brutto, ma bisogna essere redditizi. No, perdonami Giovanni, io sono, in questo sono più contiano di te, che sei incazzato in questo momento, nel senso odio perdere più di quanto amo vincere, e proprio perché io odio perdere in tutte le cose, quando gioca la mia squadra ancora di più, vorrei che giocasse bene, proprio perché penso che se una squadra gioca bene abbia percentualmente più chance di vincere le partite. Tutto qui, basta. Guarda, in buona parte sono d'accordo con te. Per me l'organizzazione è fondamentale. A me, cioè, io vorrei una squadra che
andasse a chiudere le partite con prestazioni di alto livello. Sì. Ok. Dopodiché, tenere palla per 85 minuti per me è fine a se stesso, cioè per esempio, come volete, guarda Giovanni, guarda, ti arrivo a dire che per esempio il Barcellona di Guardiola, del tiki-taka, a me non piaceva. Ti arrivo a dire pure questo. Io sono più rock and roll, verticalizzazione, ritmi alti, ma nettamente lì, Fabio era... con Edo che tu conosci bene, caro sì. Luca, ci scazzavamo, ma perché devi tenere? Vai velocissimo. Cioè, per me la prestazione che è la cosa che conta è quella roba che ti dà dall'esterno la percezione che tu dal primo all'ultimo secondo della partita sei sulla partita. Sai cosa fare. Se hai la palla, sai cosa fare. Se non hai la palla, sai altrettanto cosa fare. Ecco, allora faccio una domanda. E devi fare uscire i tuoi avversari col mal di testa. Perfetto. Allora, così, per me la prestazione è giusta. Ci siamo. Secondo voi, in questi 3 anni, ma banalmente stiamo anche sul pezzo di quest'anno, intanto ha segnato la Roma, ci dicono, la Juventus, perché questa è la mia fissa, pensate che io mi focalizzi sull'attacco, io mi focalizzo più sulla difesa, pensate. La Juventus difende bene, secondo voi? No, fa delle linee... È una roba che mi fa arrabbiare. Quasi a 8 anche a volte per fare densità nella propria metà campo. Cioè, per me la Juventus, più che difendere bene, non so cosa voglia dire di preciso, ma usiamo questa espressione, difende in molti. Il gol che fa l'Inter a San Siro, l'autogol di Gatti, lo prendiamo con 8 uomini schierati nella nostra area. Il gol di Khedira? Il gol di Khedira è clamoroso. Ragazzi, ha voglia di distrarsi, sei distratto, non sei distratto. Tutti e due gol, tra l'altro. Ragazzi, prendiamo gol veramente. Tutti e due gol con di grande stupidità. Di una grande stupidità, ragazzi. Perché non sei sul pezzo, non sei con la testa sul campo. Però a me fa impazzire che l'analisi di Allegri sia dobbiamo prendere meno gol e farne di più. Ma grazie. Cioè, nel senso, lo so ma quelle robe lì sono buttate lì per... Lo so. Può anche andare bene. Non immagino te che devi andarci. Non immagino i giornalisti che devono andarci. Fa arrabbiare me che sono a casa. Quindi, va bene. Cioè, allora, a inizio stagione abbiamo sentito che non aveva mai fatto la difesa a 3. Esatto. Poi la Juve ha fatto difesa a 3 o no? Ho visto male io. A 5. Imposta a 3, okay. Difende a 5. Sì. Poi io l'altro giorno ho chiesto sulle prove di difesa a 4, mi ha detto che difende sempre a 4. Sempre. Quando? Boh. Va bene tutto, io faccio il cronista. Sì, e fortunatamente non faccio l'allenatore e non capisco niente di calcio. Certo. Ok? Certo. Facciamo così, che io faccio il cronista e non capisco niente di calcio. Chiaro cosa intendi. Però... Te lo scrivo, va bene, lo scrivo, ok? Qualche fenomeno mascherato da professionista, e non mi riferisco ad Allegri, faccio un discorso in generale. Quando si mette lì a parlare, in generale sto parlando, deve sempre avere rispetto della gente che lavora. Certo. Perché poi la gente che lavora si ritrova in mezzo alle critiche, alle offese, spesso può avere le giornate buone e si fa una risata, spesso può avere la giornata storta e la risata non ce la fa, ok? Ognuno poi alla fine fa quello che è giusto fare, ma c'è un valore che la gente che lavora va rispettata. Bravo, perché Ivano. Se non hai rispetto Bravo. Per la gente che lavora, e poi rispetto non ne puoi pretendere più. Eppure glielo devi dare lo stesso. Ma certo. Adesso davvero non mi riferivo a... Sì, in generale. Vado in generale. Sì. Il nostro mondo del calcio, purtroppo, è pieno di gente presa dal proprio personaggio. Ok? E spesso ci raccontano tante di quelle barzellette e noi, da cronisti, ci ritroviamo a dover riportare tante di quelle barzellette che a volte la gente ride senza capire che ci sarebbe poco da ridere.
Altre volte la gente non ride e si incazza. E fa bene incazzarsi. Ok? Certo. Certo. Anche qua. Ma credo che dipenda, sai, Giovanni. Io so che ogni giorno faccio il mio lavoro e provo a farlo al meglio, verificando ogni cosa e garantendo a chi segue la linea che sa l'utente, okay? L'ascoltatore, il telespettatore, il lettore, sa che quella linea lì è stata verificata direttamente sulla fonte istituzionale. E a costo a volte di riportare una cosa non totalmente corretta, no? Metto a rischio la mia credibilità. Poi scopro, per esempio, oggi, faccio un esempio banale, però cioè, è la vita di tutti i giorni. Oggi scopro che Alcaraz si è fatto male ieri. E però io ieri ho lavorato come ho lavorato oggi. E non si sapeva. Ma sai, Giovanni, quindi credo Fabio, che questa cosa... Fabio, sì. Luca, hanno perfettamente ragione nel dire, oh, ma ti svegli sei scarso oppure cosa? Però io ieri sei ho lavorato come oggi. Sei il tramite. Sei il... Sì, e ho chiaro. Provato a fare lo stesso lavoro come oggi. Ripeto, mettendo a rischio la mia credibilità, ieri come oggi. A volte, purtroppo, ci sono delle cose che... Io conosco benissimo i rischi del mio mestiere, ho fatto per tanti anni la cronaca nera e so benissimo che a volte ti ritrovi in situazioni in cui sei davvero il tramite e l'unica garanzia che hai è stare sui fatti, stare sulla cronaca. Okay? Poi però è lo sport, il calcio in particolare, che muove tante opinioni, ti apre giustamente ad avere molte più idee. La cosa bella, secondo me, il privilegio che ho io è poter avere accesso alla verifica su cose, sui macro temi che spesso vengono sviati poi dalle opinioni personali. Il grande limite è che a volte vorrei mandare a fare in culo tante persone, non posso, però adesso scherzandoci su alla Mourinho. No, però scherzandoci su, mi fa piacere poi che ci siano contesti come questo in cui ci si in confronta. Cui effettivamente ci si manda a fare in culo con grande vigore, sì. Con grande vigore. E quindi no, invidi un po' noi che possiamo mandare a fare in culo, ci pare piace. No, però volevo dire una cosa a Giovanni, volevo dire, che secondo me... Oh, l'ho fatta lunga sembrando un po'... Però secondo me tutto ci sta in questo contenuto, Volevo dire a Giovanni che purtroppo per lui o per tanti suoi colleghi l'era in cui potevi permetterti quasi di andare sotto la doccia col microfono del giocatore e dirgli ma oggi avete giocato male, purtroppo non c'è più. Una volta si era veramente, non faccio il boomer perché non lo sono, abbiamo più o meno la stessa età, no, ma è la verità, però una volta c'erano molti meno filtri, oggi devi rapportare col procuratore, quella detto stampa del giocatore che è in azienda, all'interno dell'azienda, ed è sono, veramente... sono tutti, sì, esatto, quindi sì. È il bello e il brutto di questo mondo che si è sviluppato e che abbiamo il piacere tutti di vivere, ognuno nella propria dimensione, così come ragazzi io non credevo di fare tutto sto casino approdando a YouTube. Cioè praticamente tutto sto sfogo nasce da un qualcosa. Tuo titolo, nasce da un tuo titolo, ricordiamo questa cosa. Posso dire secondo me da cosa nasce però, Giovanni? Perché tu hai fatto una giusta distinzione tra opinione e lavoro, però poi hai il video, l'hai spammato su Twitter con l'account, che è l'account che rappresenta Giovanni Albanese. Mm. Sì, che lo faccio spesso, però in realtà secondo me è stato, allora, nel concetto che... Giovanni Albanese sta parlando di rinnovo. Qualcuno pensa Giovanni Albanese è più vicino ad una parte che all'altra. Non è vero, ma ripeto, questo magari a volte nelle opinioni è stato mescolato tra le tante cose. La percezione è che hanno offerto il rinnovo ad Allegri e io credo la maggior parte di quelli che hanno scritto è vero o non è vero non abbiano neanche ascoltato il video, perché poi dentro il video Fabio lo ha visto il video tu. Sì, come no, c'era era molto più
chiaro il discorso. E il titolo l'ho tagliato come le bestie. Cioè, no, tagliato proprio male. E ragazzi, l'ho cambiato perché quando... dato che siamo nel momento confessionale, io vi faccio sapere una cosa, che nella live, in cui tra l'altro non mettevamo nemmeno una volta i volti perché eravamo su un'altra piattaforma e non utilizzavamo nemmeno la webcam per farci vedere in faccia, forse perché eravamo troppo brutti, sulla live del primo esonero, allontanamento, chiamiamolo un po' come ci pare, di Allegri alla Juventus, la copertina, credo che si trovi ancora, era una roba tipo "a mai più, addio". Ecco, a distanza oggi quanti è? 7 marzo 2024, c'è ancora lui sulla pacchia della Juventus. Per dire, i titoli ragazzi si sbagliano, questo sì, è bene che lo sappiate. E ripeto, io sono molto contento che Giovanni da quel punto di vista l'abbia ammesso, ripeto, ma io sa quante cazzate faccio, figuriamoci. Ma chi è che non sbaglia, ragazzi? Cioè, alzi ma la figuriamoci, mano. Ma figuriamoci, da questo punto di vista. No, ripeto, quando sbagli tu è anche bello ammetterlo. A me piace ammettere un errore quando lo commetto, perché credo sia un'occasione per non tornare sulle stesse errori, no? Per trovare a Luca, intendi? Mi dà molto fastidio quando invece, e purtroppo succede, quando diventi strumento di altri che devono... a cui il tuo errore serve per costruire un percorso. So che deve succedere. A volte fai la massima attenzione, ma non basta. No, ma non è che non basta. È il mio lavoro, alla fine, è quello lì. Cioè, se stai sulla cronaca, ci sono tante tappe intermedie per arrivare ad un grande arrivo. E quelle piccole tappe intermedie sono necessarie. E poi però c'è quell'altra parte di me che secondo me è il grande valore in questo momento della mia vita, perché ho il privilegio davvero di seguire ogni giorno la squadra per cui ho sempre fatto il tifo. Ciò non vuol dire che non faccia meno cronaca, resto certo sulla cronaca, però quel valore in più che secondo me in questo momento qua ho il privilegio di vivere è che sì, ok, il futuro, ma pensiamo al presente, perché ogni giorno bisogna dimostrare di essere di Juve, alla Juve e al livello della Juve. Messaggio dopo che torna indietro, come un boomerang rispetto a quello che diceva. Se non facciamo 3 punti con l'Atalanta, Giovanni impazzisce, ragazzi, ve lo dico. Bisogna fare 3 punti con l'Atalanta, ragazzi, per forza. E 5 gol all'Atalanta. Non chiedere troppo. Sto scherzando. Ragazzi, se avete altro da dire, bene, se no io direi che possiamo chiuderla qua. Mi è piaciuta molto. Possiamo chiudere, sì, sarà molto piacevole. Bravi, sarà molto piacevole. Bravi davvero. No, possiamo ringraziare, no, ringraziamo Luca che ci ha ospitato, dai. Ma assolutamente sì, un grande ringraziamento a Luca. Sì. Sei stato un bravo Bruno Vespa, lo possiamo dire? Un bravo Bruno Vespa. Senza plastico, però per il resto va bene. Sai cosa? Le persone chiedevano di Thiago Motta in chat, ma questo avevi già risposto nel contenuto che abbiamo fatto insieme, dicendo che Giuntoli lo seguiva già da maggio dell'anno scorso. Thiago Motta è il primo nome che avevamo in primavera dell'anno scorso, facendo riferimento a Giuntoli, non sia cambiato nulla, però ripeto, secondo me la cosa giusta in questo momento è, se Allegri sarà l'allenatore della Juventus la prossima stagione, sarà una scelta di Cristiano Giuntoli. Almeno questo credo si possa dire, credo sia la cosa più significativa possibile. Quindi è giusto che il direttore è giusto seguire tutte le indicazioni che piena sta fiducia dando il direttore. Piena fiducia in Giuntoli, perché sono convinto che farà una Juve come deve. Anche nei tempi, eventualmente anche nei tempi. A tempo debito. Ha detto, parleremo quando sarà il momento. Cioè, facciamoli parlare quando sarà il momento. Poi, certo, io non ho dubbi che la Juventus, la proprietà della Juventus, abbia
deciso di affidare il progetto o i vari progetti sportivi alle persone giuste. Quindi totale fiducia a Giuntoli, certo, per il maschile, totale fiducia a Braghin per il femminile. Appena sarà consolidato nella sua posizione, totale fiducia a Massimiliano Scaglia, che nel settore giovanile sta facendo un gran lavoro, e così via. Poi gli allenatori, i giocatori, tutti passano. Massimo rispetto per quello che fanno, per quello che hanno fatto, e massimo rispetto per quello che faranno, quelli che arriveranno eventualmente, quando sarà il momento di farle arrivare. La Juventus c'era, c'è e ci sarà. E c'è una cosa che non mi piace quando l'ascolto, a volte viene fuori. Si parla la nuova società. Non c'è nessuna nuova società. La Juventus ha la stessa proprietà da 100 anni. E la proprietà dirigenza, è una. Poi cambiano i dirigenti. Ma quello è fisiologico.